Ciao a tutti, finalmente ci siamo, abbiamo il nostro decreto rilancio. Il governo, dopo mesi di attesa, di discussioni, di litigi all'interno dei propri partiti della maggioranza, mercoledì sera ha approvato il decreto rilancio, cioè, in sintesi, come utilizzare i 55 miliardi di euro che il Parlamento, maggioranza e opposizione, giustamente hanno messo a disposizione per dire: dobbiamo affrontare immediatamente e da subito l'emergenza economica e l'emergenza sociale che drammaticamente consegue dalla Covid-19. Da subito non ne parliamo perché sono 2 mesi che si sta discutendo, nel frattempo uno è morto. Però discutiamo, confrontiamoci, parliamo di sanatorie, parliamo di se dare 100 euro a me o 500 euro a te. Non facciamo polemiche. Non conosciamo ancora il contenuto di questo, cioè il dettaglio, gli articoli del decreto, però il Presidente del Consiglio, Urbi et Orbi, in una mega conferenza stampa ci ha detto di tutto e di più e ci ha anticipato i contenuti. Quindi vorrei con voi stasera dirvi il mio giudizio rapido e veloce, confrontarmi con voi, avremo tempo poi di leggere nel dettaglio il provvedimento e anche sperare, speriamo, di come sempre migliorarlo. Primo giudizio. Che è un atto di grande responsabilità. I 55 miliardi a cui si aggiungono i 25 miliardi del decreto Cura Italia, 80 miliardi, sono tutti a debito. Vuol dire che li pagano i cittadini italiani. Non oggi, ma domani e dopodomani. Cioè, se li abbiamo usati male, se li utilizzeremo male, avremo un'ulteriore responsabilità. Saremo degli irresponsabili, perché creando ulteriormente debito, lo ipotecheremo il futuro non solo nostro, dei nostri figli e dei nostri nipoti. Questa è una responsabilità enorme che ha il Presidente del Consiglio, il Governo e tutto il Parlamento. Li stiamo utilizzando bene o li stiamo utilizzando male? Dopo che abbiamo messo questi 80 miliardi, il Paese tornerà ad avere una prospettiva di rilancio, di crescita, di rinascita oppure no? C'è un piano industriale, c'è un disegno che dà speranza a tutti noi o continuiamo solo ad usare la paura, la minaccia per dire che dobbiamo stare uniti? Questa è la domanda di fondo ed è la domanda con cui dobbiamo leggere tutti questi articoli. Non si possono buttare via queste risorse, è da irresponsabili, non da politicamente responsabili, è da irresponsabili. Secondo giudizio, c'è una cosa che non costa, non costa. E che tutti noi, tutti si riempiono la bocca, destra, sinistra, centro, eccetera, dovevamo fare. Dovevamo farlo 2 mesi fa, dovevamo farlo 3 mesi fa, dobbiamo farlo adesso. Meno burocrazia, meno invadenza dello Stato, meno pastoie burocratiche. Subito, immediatamente, con chiarezza, con semplicità, questo non è accaduto e non sta accadendo. Anzi, il potere piace a tal punto che sono io che devo decidere della tua libertà. Questo è il mio personale giudizio. E sapete da dove si vede? 256 articoli, 120 in Cura Italia, 256 articoli, 495 pagine per utilizzare queste risorse. È semplificazione? È delegificazione? Sapete da dove si vede? Andate a leggere, leggerete, guardate, ascoltate le conferenze stampa che fanno gli uomini del governo che spiegano questo provvedimento. Sentite che verbi utilizzano. Non c'è una volta il verbo delegificare, meno leggi. Non c'è investire. Dove stiamo investendo? Queste risorse sono un moltiplicatore di altre risorse? Non si sblocca nulla e si dice lo faremo in un altro decreto. Non si sgrava nulla. Forse c'è solo una cosa per correttezza, l'IRAP. Ma il tema è: vogliamo ripartire tutti insieme? Più fiducia nei cittadini, più fiducia nelle imprese, più fiducia nell'ammortizzatore sociale che si chiama famiglia, più investimenti sulla scuola e sull'università, più investimenti sulle infrastrutture materiali e immateriali. Non si parla di niente di questo. Ci sono ovviamente tante toppe, tante elargizioni. In questo decreto, che è un decimo del bilancio dello Stato, per farvi capire, un decimo del bilancio dello Stato, il 25% delle risorse sono impiegate per la cassa integrazione, giusta e legittima. Però, attenzione,
A parte il fatto che la cassa integrazione doveva essere pagata, gliel'avevamo detto al Presidente del Consiglio, si sta andando a infilare in un cunicolo, i soldi non arriveranno, vedrà che non arriveranno, la Regione, l'INPS, mia zia, mia sorella, i sindacati, eccetera, eccetera, vedrà che nessuno prenderà la cassa integrazione. Sapete quante persone hanno preso, dati ovviamente dell'INPS, la cassa integrazione in deroga ad oggi? Solo il 15% degli aventi diritto li hanno anticipati gli imprenditori, che non possono lasciare ovviamente a piedi i loro dipendenti, perché contrariamente a quel che qualcuno pensa, i dipendenti per gli imprenditori sono una grande risorsa, sono il principale tesoro di un'impresa. Va bene, ma la domanda che dobbiamo farci è: possiamo permetterci ogni due mesi di mettere 15-20 miliardi di euro per la cassa integrazione per 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi? È un paese che se lo può permettere? Bisogna finanziare la disoccupazione o bisogna finanziare il lavoro? E allora, quante risorse sono state messe per tenere vivo questo sistema, la spina dorsale del paese, che è il sistema produttivo del paese? Quale disegno industriale esiste? Quale prospettiva abbiamo? La risposta del nostro disegno industriale sono 3 miliardi di euro su 55 miliardi di euro dall'Italia. 3 miliardi di euro, 3 miliardi di euro. Su quale progetto industriale? Su quale prospettiva? Con quale chi si assume la responsabilità di farlo? Quali sono i manager che porteranno avanti questo obiettivo? Dove vogliamo arrivare? Vogliamo fare un'azienda di trasporto pubblico locale o vogliamo fare una compagnia di bandiera che va in giro per il mondo? Il turismo, lo vogliamo sostenere o non lo sosteniamo? Ma sono i 500 euro di bonus che sostengono il turismo? Oggi c'era bisogno di dare 500 euro di bonus, non a tutti, ma che ci costa 2-3 miliardi di euro per andare in vacanza? O forse non era meglio dire prendiamo il sistema produttivo che si chiama, fa il 20% del PIL del nostro turismo, diciamo avete a disposizione 4, 5, 6, 7, 8 miliardi di euro per mettere in piedi un sistema promozionale di offerta per chi vuole venire quest'anno in vacanza agevolata, per tutti, non per uno che ha sotto l'ISEE di 10.000 o un altro che non ha l'ISEE, per tutti, è un sistema promozionale. In secondo luogo, fate un grandissimo piano di ristrutturazione delle vostre strutture alberghiere, approfittiamo di riammodernare le nostre strutture producendo lavoro ed essendo pronti per le sfide del futuro. Terzo, basta pastoie burocratiche, basta un metro, sei metri, cinque metri, le regole sono semplici e poi ci affidiamo alla vostra responsabilità e alla responsabilità di chi viene. Nulla di questo si vede. Dei 55 miliardi sulla scuola sapete quanto c'è? 1 miliardo e 400 milioni, 1 miliardo e 300 milioni di euro e la maggior parte sono giustamente anche per assumere personale. Non c'è un progetto di sviluppo sulla scuola, continua ad esserci la serie A e la serie B, ma le 900.000 studenti delle scuole paritarie sono meno hanno meno diritti degli altri studenti. Su 1 miliardo e 300 milioni che sono fatti perché c'è un'emergenza, 60 milioni sono andati alle scuole paritarie solo per le scuole materne e gli asili nido. Chi va alle elementari, chi va alle medie, chi va al liceo, chi va alle scuole superiori non ha il diritto di essere aiutato, dove non sono studenti di serie B. La scuola è pubblica ed è fatta dalla scuola statale e da quella paritaria. Perché non aiutiamo anche queste famiglie? Perché non investiamo su un grande progetto che riguarda la scuola? Dove c'è un investimento per quanto riguarda le infrastrutture di questo paese? C'è una buona idea, il bonus ristrutturazione, addirittura il 110%, diventata pessima, non è per tutti, le prime case sì, quelli in condominio sì, le seconde case no, ma se uno vuole ristrutturare, metterlo a coefficiente energetico, metterlo in sicurezza, riqualificarlo, produrrà lavoro, dobbiamo far produrre lavoro, sono soldi degli italiani, mettiamoli lì per far lavorare, non per creare assistenzialismo. Gliene ridiamo 110, vuol dire che lavorerà un operaio, vuol dire che si muoverà l'impresa, vuol dire che si muoverà chi fa la caldaia, vuol dire che si muoverà chi fa l'infisso, vuol dire che si muoverà chi fa il pavimento, cioè si rimetterà a moto il sistema produttivo. No, non si sceglie questo, c'è sempre il burocrate che deve fare 800 regole e che deve dire non per tutti, e allora è meglio non farlo. Quanto partirà questo bonus? Fra due mesi, fra tre mesi? Saranno chiuse o riaperte le aziende? Ma
andiamo su altre, potremmo andare avanti all'infinito a dire che cosa è stato fatto, tutto spezzettato, una cosa buona l'Iraq l'abbiamo già detta, ma ne parleremo, non c'è una strategia di sviluppo, non c'è un investimento degno di tale nome, rilancio è soltanto una parola, non c'è un investimento, ritorniamo nelle pastoie burocratiche, ma la cosa più che ancora una volta pervade, concludo su questo, è l'idea dello Stato invadente, lo Stato che deve addirittura entrare nelle imprese, lo Stato che ti deve controllare, che non si fida di te, che non si affida alla tua responsabilità. Un esempio per tutti, lo vedrete nella fase 2, ma io me lo sono segnato perché è veramente pazzesco. L'INAIL, dove adesso siamo in mano ai signori dell'INAIL. Riapriamo le spiagge, i bagnini possono e debbono fare il loro mestiere? Sì, cosa servono i bagnini? Glielo spieghiamo a quelli dell'INAIL. Il bagnino serve per salvare le persone, cioè per garantire la sicurezza nelle spiagge. Uno va a nuotare, sta male, annega, arriva il bagnino, lo tira fuori. Se per caso sta male, non respira, ha bevuto un po' d'acqua troppo e non riesce più a respirare, cosa fa? La respirazione a bocca a bocca. Bene, l'INAIL dice che il bagnino non può fare la respirazione a bocca a bocca. Ma siamo alla follia. Ma chi è quel deficiente che scrive una cosa di questo genere? Si merita questa parola, cioè un mancante. L'INAIL dice che se i ristoranti aprono deve esserci almeno 4 metri. 4 metri. Ma chi apre con 4 metri? Dobbiamo mettere fuori giustamente si dice c'è bisogno di misure di sicurezza, siamo nell'estate, utilizziamo gli spazi davanti ai ristoranti, ai bar, eccetera, eccetera. E quindi permettiamo ai baristi, ai ristoratori, eccetera, di utilizzare gli spazi esterni che non li facciamo pagare. Bene, tu dici, domani mattina metti i tuoi, siccome devi aprire, devi iniziare a ritornare a produrre attività, metti i tuoi tavolini e ovviamente fai quel che vuoi. No, certo, puoi riaprire, ma devi presentare la domanda al comune, il comune deve darti l'autorizzazione, ma non era più semplice anche qui un'autocertificazione? Autocertifico, sono un bar, benissimo, metto 100 tavolini, 20 tavolini, 50 tavolini, autocertifichi, vai, parti, muoviti, abbiamo bisogno che tu ti rimetta in moto, abbiamo bisogno di ridarti fiducia, abbiamo bisogno di ridarti fiducia, ci fidiamo di te, è la fase 2, sei responsabile, noi scommettiamo sulla responsabilità e sulla libertà e sulla fiducia nei cittadini. Questo governo non scommette né sulla responsabilità, né sulla libertà, né sulla fiducia dei cittadini. Mi dispiace di questo, speriamo di approfondire meglio i decreti, abbiamo tante proposte, una fra tutte la dico, abbiamo parlato di 55 miliardi, sapete quanti sono i crediti che i cittadini, imprese in particolare, il credito IVA, credito IRPEF, i crediti che i cittadini vantano, IRES, che i cittadini vantano dallo Stato, 56 miliardi di euro. Cioè sono crediti, sono già a bilancio dello Stato e non li hanno ancora presi. Ma per esempio, costo zero, non è più semplice dire domani te li paghiamo. Da domani hai sul tuo conto corrente, come si usa magari in qualche altro paese civilizzato, sul tuo conto corrente c'hai il credito che a te ti serviva, oppure te lo compenso. O non è più semplice, per esempio, dire, visto che adesso si può fare, l'IVA la paghi solo quando incassi le fatture. Quante aziende stanno pagando le fatture, anziché dire ti la prorogo di 2 mesi, di 3 mesi, di 5 mesi? Quando hai incassato, pagherai l'IVA. Ti ho fatto degli esempi, non siamo dei geni, ma basta stare in mezzo al mondo, alla realtà concreta, sporcarsi le mani e vedere che se hai fiducia nei cittadini e se hai la possibilità di utilizzare le risorse dei cittadini per rispondere a questa emergenza, cioè non i tuoi soldi, i soldi dei cittadini, utilizzali al meglio, cioè utilizzali per fidarti dei cittadini. Questo è il mio primo giudizio, ribadisco, continueremo a fare le nostre proposte, in particolare continueremo ad ascoltarvi. Mandatemi i vostri commenti e ci vediamo alla prossima settimana.